un'interessante diatriba che in queste ore sta venendo fuori, evidentemente perché c'è poco di cui parlare o perché comunque c'è un immobilismo preoccupante, no? E questa diatriba riguarda due giocatori, due gran giocatori. Adesso ne parliamo. Buonasera innanzitutto, bentrovati a tutti nell'ultimo appuntamento della giornata in cui si fanno riflessioni e si parla di Milan soprattutto, no? Quindi se ancora non l'hai fatto, iscriviti al canale YouTube, è gratis. Pollicione in su per tutti, mi raccomando, e tanti messaggi. La diatriba è: faresti scambio Leao con Nico Williams? Nico Williams, il giocatore della Spagna, che tanto sta facendo bene in Spagna. Io dico sì, per un solo motivo. E anche Pelegatti dice la sua, eh? Pelegatti dice sì, però quello che sa fare Leao quando gioca come Leao, cioè i gol che ha fatto Nico Williams li sa fare anche Leao quando gioca come deve giocare. E proprio forse è proprio questo il punto. Il focus è proprio questo, no? Quindi io lo scambierei solo per un motivo. E il motivo è la continuità, a parte anche la giovane età di Nico Williams, perché quello che fa la differenza, secondo me, è proprio la continuità. E un campione si differenzia da quel motivo, da quella cosa soprattutto, dalla continuità e dalla capacità tecniche, però con le capacità tecniche senza continuità non vai lontano. È stata prova anche nel recente passato Balotelli. Balotelli poteva essere un campione pazzesco e non ci aveva la testa. E in effetti poi abbiamo visto com'è finito. Quindi il nostro amico giornalista, nonché telecronista del passato, ci dice questa cosa, che è poi la cosa importante, no? Io poi voglio sapere anche voi come la pensate qui sotto, perché io sinceramente ho visto Nico Williams giocare, l'ho visto diverse volte, conosco ovviamente benissimo Leao, e se facessi cambio lo farei soprattutto per quel motivo, perché avere un giocatore che ti corre 90 minuti sicuramente crea più occasioni, sicuramente fa più cose. Avere un giocatore che gioca a calcio 20 minuti, 25, fa un'altra differenza, è un altro modo di giocare a calcio, no? E le qualità ci sono per entrambi i giocatori. Nico Williams, però, dalla sua, è più giovane, è più continuo, ci mette molto più impegno, sputa molto più sangue quando gioca a calcio. Io farei cambio. Io sinceramente farei cambio se dovessimo parlare sul piano ipotetico. Adesso non parliamo di cambio effettivo, scambio, soldi, denaro, un cambio. Cambio avere Nico Williams o avere Leao? Chi preferireste voi? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti perché è importante. Ma veniamo noi. Allora, era sicuramente difficile, se ce l'avessero raccontato qualche mese fa, credere che Adrien Rabiot potesse arrivare, il Milan potesse provarci, diciamo, per lui. Quando è venuto fuori il suo nome qualche giorno fa, sembrava apparentemente essere più una manovra di disturbo nei confronti della Juventus, che a suo tempo era tornata a interessarsi di Joshua Zirkzee. E invece non è così. Col tempo però è stato un po' chiaro a tutti di come l'interesse per il forte centrocampista fosse concreto e reale. Moncada del resto stravede per Rabiot, e questo è un fatto risaputo. E tra le altre cose, pare che Ibrahimovic abbia approvato il suo acquisto. I contatti tra la dirigenza rossonera e l'entourage del giocatore in questi giorni sono stati molto più frequenti di quello che si racconta. Si è lavorato per capire comunque la fattibilità dell'operazione, un'operazione che darebbe al Milan comunque un elemento, diciamo, di qualità e di esperienza, che è venuta a meno sicuramente con gli addii di Simon Kjær e con l'addio anche di Olivier Giroud. Dal 1 luglio, sappiamo da oggi, quindi Rabiot è un giocatore libero di accasarsi con chi vuole, non è più un giocatore della Juventus e il Milan è pronto a provarci seriamente, sfruttando anche il discorso del decreto crescita. Il club può garantire al francese comunque un contratto triennale a circa 7 milioni, 7 milioni e mezzo di euro, cosa che invece la Juventus non gli ha garantito perché gli ha offerto un contratto biennale alla stessa cifra. Tanti soldi che fanno pensare che forse il Milan a livello salariale, forse qualche cambiamento
sta cominciando a pensare di farlo. Forse finalmente hanno capito che se vuoi i giocatori importanti, se vuoi campioni, devi pagarli, perché le nozze con i fichi secchi non si possono più fare. Il Milan dunque appare intenzionato a alzare quindi il proprio monte ingaggi, e questo fa ben sperare anche per altre situazioni, cioè quella di Theo Hernandez e Mike Maignan. Servirà quindi per forza necessariamente a questo punto attendere la conclusione degli europei per capire quale sarà la decisione finale su Adrien Rabiot, che non ha ancora del tutto scartato l'ipotesi Juventus, anche se con l'arrivo di Diaz, secondo me Rabiot è già fuori dalla Juventus, anche perché a quanto pare Giuntoli sta facendo ritirare l'offerta fatta a Rabiot, perché sono indispettiti e stanchi di aspettare che qualcosa succeda. Ma Rabiot non è ovviamente un'occasione solo per il Milan, è un'occasione per tante squadre. D'altronde lui non ha ancora compiuto i 30 anni ed è nel pieno della sua maturità calcistica. Nei giorni scorsi il nome del francese addirittura è stato accostato anche purtroppo all'Inter, ma ad oggi non sembra esserci lo spazio sufficiente per fare in modo che i nerazzurri possano fare questo colpo. Però con Marotta mai dire mai, attenzione. Il Milan comunque deve fare soprattutto attenzione al discorso della Premier League. Quello è il fattore più importante, che non hanno assolutamente problemi a mettere sul piatto quello che Rabiot chiede. L'insidia maggiore in questo senso sicuramente è rappresentata dal Liverpool, perché il Liverpool quale pare che sia la squadra in questo momento più forte, che sta cercando di portarsi a casa il ragazzo, e sarebbe comunque un'operazione onerosa, ma non per quello che riguarda la Premier League, e questo comunque è preoccupante per certi versi, no? Perché il Milan deve comunque fare in fretta se vuole arrivare a un giocatore, anche perché di esperienza è vero abbiamo tanti giocatori, però Rabiot farebbe veramente la differenza, ragazzi. Rabiot sarebbe un giocatore che farebbe veramente la differenza a soli 20 anni. A me sinceramente non è molto simpatico, perché comunque la madre è anche una rompiscatole, pretenziosa, a tratti anche un po' insolente, però abbiamo lavorato con tanti anni con Raiola, quindi a queste cose dobbiamo essere ben abituati. Però per avere determinate situazioni a volte bisogna buttare giù anche i bocconi amari, questo è poco ma sicuro. Quindi il Milan ci sta provando, ci proverà seriamente, e si spera che a breve porterà a casa questo risultato. C'è tanta roba che bolle in pentola, ma secondo me si sono dimenticati che il fuoco si è spento, nel senso, fra un po' l'acqua non bolle più, perché comunque ci sono altre squadre. Devi fare in fretta, devi fare in modo che comunque questo fuoco rimanga acceso, che mantieni vivi i rapporti, che cerchi comunque di concludere qualcosa, perché poi comunque altrimenti le cose vanno in un altro verso. Il Milan ha bisogno di elementi di esperienza come quello che può essere anche Rabiot ha un'immensa esperienza italiana ed europea, quindi sarebbe una gran mano dal cielo. Rabiot in mediana, ragazzi, non dico che non passa più nessuno, ma fa un nome della stima più il 5-0-5. E poi è un discorso anche di piacere comunque a Fonsioli, perché a Fonseca piace l'idea di Rabiot. Ripeto, il discorso stipendio: se il Milan è disposto a elargire questo stipendio a Rabiot è perché finalmente hanno capito che determinati stipendi non si possono più dare se vuoi avere giocatori importanti. Chiaro che questo tipo di discorso andrà a creare inevitabilmente un precedente come quello creato con Leao, e piano piano tutti gli stipendi della squadra, la maggior parte di quelli comunque ovviamente che hanno un certo valore tecnico dei giocatori, inevitabilmente poi comunque andranno ad alzarsi
o dovranno essere comunque alzati, perché se vuoi mantenere è così, altrimenti continui ogni volta, ogni anno, ogni 2 anni a rifare la squadra e mettere dentro elementi nuovi a partire da stipendi bassi, 2-3 milioni, eccetera, e va avanti così. Perché è inevitabile, ragazzi, che un giocatore se lo prende e diventa forte, è inevitabile che a un certo punto ti bussa alla porta e ti chiedi più soldi. Al di là di dare 5 più 2 a Leao o dare 7 a Rabiot, inevitabilmente un giocatore, quando comincia a diventare forte, pretende. Questo perché è la legge del mercato, perché comunque quando un giocatore ti diventa forte, cominciano ad arrivare gli osservatori, cominciano ad arrivare le richieste delle grandi squadre che arrivano e gli offrono cifre che tu non gli stai dando. Quindi, se vuoi tenerti dei giocatori importanti in rosa, devi pagarli. Questo è. Fatemi sapere cosa ne pensate, ragazzoli belli. Intanto io aspetto i vostri messaggi. Sempre, comunque, ovunque, Forza Milan. Noi ci sentiamo domani e adieu!